No! Che succede? Terzo è ferito. Andiamo soccorso medico. La lista? Qui non c'è. Come non c'è? L'ha presa Rizzo. Inseguilo. Devo fermare l'emorragia. Inseguilo, porca miseria! Secondo, dammi un check. Che c'è ancora? Maurizio, chiedo autorizzazione a sparare. Negata. Ci serve vivo. Voglio un'operazione pulita. Soccorso medico per terzo in 7 minuti. I'm not strong enough to save myself from this gear.
Come ti senti? Va meglio la spalla? Pensa che se morivi nessuno l'avrebbe mai saputo. Te l'hanno spiegato al reclutamento? Sì, Snowblade... È un corpo fantasma, anonimo, mira a minare ranghi più bassi della malavita, eccetera, eccetera, eccetera. Non devi mai essere impulsivo quando sei in azione. I piani vanno sempre rispettati. Sei stato fortunato. Dovevo recuperare la lista. Dovevi? Dovevamo. Ecco, bravo. Ancora non capisco perché abbiano mandato un francese per questa cosa. C'è il francese. Ti ricordi perché non possiamo scambiarci i nomi? Che? I nomi. Ti ricordi perché qui nessuno può sapere il nome dell'altro? Per evitare casini. Se ti dicessi che il francese non creerei casini. Beh, ma se ci hanno mandato un francese, un motivo ci sarà. Ragazzi, la situazione è tutt'altro che bella, ma ho parlato con i responsabili delle altre unità in zona. Sono riuscito a tenere sotto osservazione Rizzo e non ho abbandonato la provincia. Perché? Per l'acquirente. Abbiamo un'idea di chi potrebbe essere l'interessato alla lista, ma è solo un'ipotesi. Chiunque nella mafia? Chi altro se no? Certo, sarebbe una cosa più che logica, ma non è così semplice. Quindi? Qualcuno dell'ex squadra di Rizzo ci ha fornito informazioni che poi ovviamente ci sono risultate utili. Ragazzi, non posso darvi troppi dettagli, ma crediamo che dietro ci siano i russi. Anzi, dei prestanome per i russi. No, aspetta, fammi capire bene. Intendi la mafia russa? Purtroppo no. Il Cremlino? Porca miseria. Allora la cosa non ci riguarda. Noi ci occupiamo di infiltraggio a livello giovanile, non di sicurezza internazionale. Secondo, è un'ipotesi. Nulla di più. E poi Rizzo era un nostro agente, quindi sì. È un nostro problema. Fino al contrordine, si intende. Organizziamo uno scambio. Di nuovo. Ci spacciamo per russi. Per i prestanome dei russi. Se lo potrebbe aspettare. Ma non troppo. Non troppo. Sbaglio, abbiamo già fallito al primo scambio. Mi chiedo come potrebbe cascarci al secondo. Già è tanto che oggi siamo tutti qui. E poi non abbiamo neanche certezza sui russi, o sbaglio? È banale. Stupido, ovvio e banale, non funzionerà. Ecco. Proprio per questo funzionerà. Perché è stupido, ovvio e banale.
Voi vi aspettereste la stessa mossa da qualcuno che l'ha appena fallita? Eh sì, i russi potrebbero essere una falsa pista. Ma se non lo fossero? Piacere decima. Prima volta sul campo? Da voi non ci si presenta? Sei agitata. Si vede. Non sono mai stata brava a fingere. Per il tuo bene dovresti diventarlo. Sempre se ci tieni alla vita, ovviamente. Incoraggiante, sai? No. Semplicemente schietto. Primo. Due e tre in posizione. Quattro in posizione. Mantieni.
La calma. Allora, procediamo. Cambio effettuato. Secondo. Andiamo. Decima, rapporto. Decima. Ci sono, sto andando. Secondo, dammi un check. Perché non risponde? Chiesto l'obiettivo. In allerta, silenzio radio. Getta la pistola. Via la radio. Va bene. Spiegami questa cosa. Te la faccio breve. Snowblind gioca con la vita delle persone. È un'idea carina, ma troppi agenti sono stati mandati al macello per un sistema che non funziona. E lo sai anche tu. Qualcuno deve aiutarlo a farlo cadere. Come? Vendendo la copertura degli agenti italiani? Questa è un'altra questione. Ah no, per me sono collegate. Così mettete in pericolo quegli stessi uomini che dite di voler salvare. Non ha logica. No, Blind, non ha logica! E le cose cambiano solo con le catastrofi. Ci sono cose che non sai. Va bene?
Ti ascolto allora. Finisci le andiamo. Mi fai solo pena. Come tutto il sistema. Sono innocui. Andiamo. Salutami Zero. Ehi, hey, Decima. Ti prego, ascoltami. Ho bisogno del tuo aiuto. Trova Secondo, torna da Zero, raccontagli ciò che è successo, ma assicurati che soltanto Zero lo sappia, Zero e nessun altro. Perché? Perché non ad altri? Se esce fuori la verità su Quarto, tutto il lavoro dell'unità sarebbe stato inutile. Con tutte queste falle sarebbe smontata subito. Forse è quello che si merita. Pensa a chi ci lavora da molto più tempo di te e di me. Se non vuoi farlo per giustizia, fallo per pietà. Fallo per il bene che chi ci lavora può ancora fare. Sei agitata. Lo so. Si vede. Non sono mai stata brava a fingere. Non sei costretta a farlo. E va bene. Finiamola qui. Dammi lo zaino. Come? E non mi spari. Dammi lo zaino. Thank you.
Tranquilla. Secondo? Questo è la pistola. A che stai pensando? Che dovreste seriamente sbarazzarvi di quella lista. Lo so, ma alcune scelte spettano solo ai piani alti. Tu dici? Sei sicuro delle dimissioni? Sì, trasmettile pure. Voglio rientrare pulito. Comunque, non te l'ho mai detto, ma parli un italiano stupefacente. Arsène. Arsène. Arsène Lupin.